Il secondo parleremo in modo specifico su Malda Laborai, poi sulle telecomunicazioni e infine un focus sui sentieri. E quindi per quel che riguarda il primo punto, dobbiamo andare un po' indietro con la storia. Eravamo lungo il 2016 quando alla SAT viene richiesto da parte della provincia di ipotizzare uno studio di fattibilità che aveva per oggetto il progetto di valorizzazione del percorso che è denominato Translaborai. Ci spostiamo a fine 2017, in autunno, quando il Consiglio Centrale di SAT delibera il documento chiamato Ipotesi Progettuale. Questo documento viene elaborato all'interno della SAT, viene approvato dalla Giunta Esecutiva della SAT in marzo del 2018 e lungo il mese di aprile viene inviato alla provincia. La provincia a sua volta ha bisogno di un periodo breve di istruttoria che si conclude il 10 di agosto di quest'anno con l'approvazione da parte della giunta provinciale della delibera e la numero 1487 che ha proprio per oggetto la valorizzazione del percorso denominato Translaborai. Io immagino che la documentazione pubblica sia già stata consultata da voi, per cui non mi soffermo su questo. E che cosa succede nel frattempo dentro il SAT? Si insedia un nuovo consiglio, siamo in primavera, siamo i primi di maggio, e quindi tra i primi atti di indirizzo strategico abbiamo pensato di dare avvio ad un processo interno che abbiamo chiamato di conoscenza, ma anche di approfondimento di quel progetto. E per vedere che cosa? Che l'accordo di programma, che è parte integrante della delibera della giunta provinciale, quella del 10 di aprile, in alcuni punti, scusami, grazie, del 10 di agosto, in alcuni punti divergeva dal protocollo d'intesa, quel che ho citato prima, che era oggetto della delibera del Consiglio centrale del ottobre 2017. E quindi queste conclusioni, a questa conclusione la SAT decide, e siamo negli ultimi mesi, di attivare un processo di approfondimento interno che affidiamo a delle commissioni consultive, un processo che si è chiuso recentemente e il Consiglio centrale il 14 di novembre all'unanimità delibera di puntualizzare e di riprendere in considerazione qualche punto che era contenuto nell'ipotesi progettuale dell'aprile di quest'anno. Sottolineo peraltro che tutte le delibere, anche quelle precedenti, avevano avuto l'unanimità del Consiglio e anche della Giunta esecutiva. Su che cosa abbiamo puntato gli occhi? Su che cosa abbiamo voluto mettere a fuoco? Innanzitutto un aspetto di carattere generale che è questo: il protocollo di intesa parlava, per quel che riguarda le infrastrutture individuate nelle malghe, una possibilità di potenziare alcuni punti di appoggio che avessero come scopo di riutilizzare le strutture esistenti. Nel documento invece allegato alla delibera provinciale, l'accordo di programma, si parla in modo esplicito di allestimento di alcune strutture ricettive in quota, per lo più gestite. Questo è il testo letterale dell'accordo di programma. Allora, questione di nana caprina, mi potrete dire, in realtà la differenza è solo apparentemente marginale. Anche perché se poi ci avviciniamo ad una delle strutture previste, in particolare Malga Laborai, nel primo documento, nell'ipotesi progettuale preparata da SAT, si parlava della possibilità che venisse riqualificata per diventare un piccolo rifugio alpino oppure in alternativa un'azienda agricola, anche la possibilità di pernottamento. Nell'accordo di programma, sempre quello citato, la delibera della giunta provinciale, si parla in modo esplicito
di un'attività di ristorazione che avrebbe potuto esplicarsi anche attraverso la realizzazione e la costruzione di una terrazza esterna. E quindi, con tutta questa premessa, che magari vi ha anche annoiato, il Consiglio, il 14 di novembre, quindi diciamo la settimana scorsa, decide di porre all'attenzione di tutti gli enti sottoscrittori dell'accordo di programma una proposta che ha per oggetto la possibilità di rivedere le modalità di destinazione e di utilizzo del complesso di edifici che compongono l'insieme di Maiba Nagorai. In sostanza, si propone di rivedere, perché si propone di rivedere questa destinazione? Si propone nello specifico di affinché Maiba Nagorai diventi un bivacco, o meglio, un punto tappa attrezzato e custodito. Per attrezzato si intende che abbia la cucina e anche servizi igienici in luogo al posto dell'attività di ristorazione, in sostanza una sorta di struttura come si trova in altri anche paesi europei, dal nord Europa, ma non solo. La gente arriva, si porta le cose, può trovare l'attrezzatura per cucinare per se stessa, ovviamente in un'ottica di come si può dire, autogestione sia del momento della cucina che del pernottamento eventuale, eccetera. E questa è una soluzione che vedrebbe una modalità di ospitalità che può essere integrata e può affiancarsi anche ad un'attività più propriamente alpi-culturale come Maiga. E secondo noi questa soluzione permetterebbe anche di garantire quella scelta di forme di gestione più sostenibili e coerenti con il territorio del Lagorai. Questo per quanto riguarda in modo specifico Maiba Lagorai. Poi ho detto, un altro punto ha riguardato le telecomunicazioni. L'accordo di programma, anche sotto questo profilo, parla della possibilità di realizzare delle infrastrutture che permettano telecomunicazioni efficienti. E sotto questo profilo si ritiene che questa infrastrutturazione debba essere valutata in modo molto puntuale, soprattutto andando a evitare che vengano installati tralicci o ripetitori per ampliare il segnale lungo il percorso. Anche perché sappiamo che le chiamate di emergenza sono comunque garantite. Ultima cosa, i sentieri. Sempre perché immagino abbiate letto l'accordo di programma, l'articolo 5 di tale accordo prevede in modo esplicito che la SART stipuli con la provincia una specifica convenzione, che ancora non era stata firmata, e in base alla quale la SART stessa si doveva impegnare per effettuare la progettazione, la realizzazione di interventi di adeguamento e sistemazione del tracciato sentieristico traslagorale. Per fare questo, SART aveva individuato i tratti di sentiero da sistemare e aveva anche previsto una serie di interventi, sia attraverso l'opera di propri volontari, sia nel caso di particolari lavori, anche di affidarsi a ditte private, come fa normalmente. Che cosa succede però a fine ottobre, evento alluvionale che stravolge completamente le previsioni progettuali, anche perché, non dimentichiamolo, l'ipotesi progettuale è nata prima. Per quel che riguarda la rete sentieristica di SART, i danni ovviamente non sono quantificabili in questo momento, né per la zona Val di Fiemme e Lagorai, né per tutto il Trentino. Sappiamo che erano previsti sul capitolo di bilancio del 2018 da parte della provincia, Servizio Sviluppo Sostenibile Aree Protette, dei fondi destinati a copertura dei costi previsti per questa convenzione sentieristica Translagorai, però il Consiglio ha ritenuto che non sia responsabile arrivare alla stipula di questa convenzione
In quanto sia necessario prima conoscere l'entità dei danni alla rete sentieristica a livello provinciale per far sì che gli interventi siano considerati prioritari per quel che riguarda la messa in sentiero e in sicurezza di tutti dei sentieri più frequentati rispetto a quelli della stessa Translago Rai. E questo è un po', quarto punto un po' ragionato che ha portato il Consiglio a queste decisioni. Le notizie di cui io vi sto dando adesso informazione sono state comunicate con lettera specifica per quel che riguarda la prima parte, metodi, mandala Gorai, eccetera, e telecomunicazioni agli enti sottoscrittori dell'accordo di programma, che oltre alla provincia sono la magnifica Punta di Fiemme e i comuni, le amministrazioni comunali coinvolte nel territorio. Per quel che riguarda il Parco di Paradiso, per quel che riguarda la convenzione sentieristica, anche in questo caso è già stata spedita la comunicazione, spedita al servizio aree, non ricordo mai, aree protette, sviluppo sostenibile aree protette. Ultima precisazione, la SAC rimane comunque convinta della bontà del progetto Translago Rai, è disponibile a continuare a collaborare anche accanto alla provincia nei rispettivi tavoli di lavoro. È chiaro che, ripeto, per quel che riguarda la situazione sentieristica, la situazione alluvionale mette un po' in evidenza altre necessità di priorità di intervento. Qualcosa da aggiungere? No, no, no. Sentito, capito? A voi.